ringraziamo i compagni che hanno messo in piedi questa iniziativa, alla quale ci hanno invitato e ben volentieri partecipiamo. Noi siamo un movimento di RSU, di delegati sindacali, che si sono autoconvocati e auto-organizzati contro la riforma Fornero sulle pensioni. E abbiamo deciso di autoconvocarci perché abbiamo preso atto che le organizzazioni sindacali confederali, CGIL e CISL e UIL, non hanno per niente contrastato la riforma Fornero sulle pensioni. Si sono limitati ad un micro sciopero di 3 ore, non è stata data nessuna continuità con l'iniziativa e nel frattempo la riforma Fornero è entrata in vigore e ha cominciato a picchiare duro sui lavoratori, innalzando l'età pensionabile, abbassando ulteriormente il valore delle future pensioni, peggiorando ulteriormente le condizioni delle fasce più deboli dei lavoratori come i precari, i licenziati, i cassa integrati, eccetera. Ci tengo a sottolineare una cosa. Noi abbiamo messo assieme 400 RSU unitarie, quindi non singoli delegati sindacali. 400 RSU che hanno portato in RSU il testo, noi abbiamo lanciato un appello con delle parole d'ordine chiare. Questo ad esempio è uno dei manifesti che abbiamo utilizzato in giro per dare il segno della chiarezza della nostra posizione, cioè l'abrogazione della riforma Fornero e la sua sostituzione con un nuovo sistema previdenziale completamente diverso su tutti gli aspetti più qualificanti. E le RSU che hanno aderito aderivano nella loro unitarietà. Quindi nel nostro movimento autoconvocato abbiamo delegati sindacali di diversa appartenenza sindacale. E questo è un obiettivo che abbiamo voluto perseguire, perché ci siamo messi in testa di provare ad organizzare un movimento largo, popolare, di massa, che coinvolgesse il corpo largo del mondo del lavoro. Non è facile tenere assieme una roba così e ci stiamo provando attraverso due aspetti. Il primo, ci siamo dati delle regole, non dico chiare, questo è il movimento dei delegati delle RSU contro la riforma Fornero e quindi le discussioni, le decisioni vengono assunte dai delegati in carne e ossa. Non è che mandiamo via nessuno, arrivano adesioni, sostegno di partiti, forze sociali, benissimo, ma le discussioni e le decisioni vengono assunte dai delegati, in carne e ossa. Seconda questione che ci ha consentito di tenere assieme, ed è uno degli elementi che possono contribuire a unificare la classe, il fatto di aver trattato la questione della riforma Fornero sì come un tema specifico, la pensione e la previdenza, ma è un tema che può unificare la classe perché colpisce tutte le articolazioni di classe, colpisce i lavoratori dipendenti con l'innalzamento dell'età pensionabile. Quelli della mia generazione, abbiamo fatto i conti con le tabelle della legge Fornero, io sono del 75, andremo in pensione a 70 anni. E andremo in pensione con un tasso di sostituzione, cioè un rapporto tra trattamento pensionistico e ultimo stipendio, che si aggira attorno al 50%. Per intenderci, io sono un delegato del pubblico impiego, piglio quasi 1.400 euro al mese, se andassi in pensione domani con la legge Fornero ci andrei con 700 euro al mese. Vuol dire che il giorno dopo faccio l'abbonamento alla Caritas, alla mensa dei poveri, perché con 700 euro al mese non si mangia. C'è proprio un problema di sostenibilità materiale, colpisce anche quelli che sono già in pensione con il blocco dell'indicizzazione. Basta avere una pensione superiore a 1.427 euro lordi al mese per cadere nel blocco dell'indicizzazione, e finora questo si è sentito poco perché abbiamo l'inflazione a zero, ma dovesse tornare a marciare l'inflazione viene falcidiato il valore delle attuali pensioni. Per tacere di quanti e quali effetti produce sui precari, i lavoratori discontinui, i licenziati, i cassa integrati, cioè tutti quelli che hanno carriere profondamente discontinue, intermittenti, e che quindi non si sa quando agganceranno l'età pensionabile, anche a causa del meccanismo dell'aspettativa di vita che fa sì che l'età pensionabile si alzi sempre di più e non si sa con quanto andranno in pensione. Noi stiamo provando a tenere in piedi questo movimento che è totalmente autogestito e auto-organizzato,
Rispetto alle organizzazioni sindacali, è chiaro che tutti i compagni delle RSU fin dalle prime riunioni erano molto incavolati e avvelenati, e infatti nelle prime riunioni era un fiorire di interventi critici nei confronti delle organizzazioni sindacali confederali. Bene, ci sta, però dopo due o tre volte questa roba l'abbiamo messa via, perché non è che se fai 20 riunioni in cui per 20 volte ti lamenti di CGIL, CISL e UIL le cose cambiano, e abbiamo deciso di organizzarci su contenuti concreti, tenendo aperta anche la possibilità di intervenire, come ci eravamo illusi di fare, sulla piattaforma del 10 giugno, su Previdenza e Fisco, negativa nei contenuti, ma positiva perché riapriva la possibilità di una discussione, ma che è stata messa nel cassetto, e quindi stiamo cercando di auto-organizzare le assemblee dei lavoratori. Chiudo dicendo questo, noi la democrazia la pratichiamo per davvero, e quindi siamo organizzati con le assemblee di RSU, dove democraticamente discutiamo e decidiamo cosa fare. Quindi io stasera non posso prendere impegno a nome di un coordinamento, siamo però interessati. Noi siamo interessati perché abbiamo un atteggiamento largo, inclusivo, proprio classista nel vero senso del termine. Mi pare di capire che questa sera parte un percorso che poi dovrà essere approfondito nei contenuti, nelle modalità. Se ci inviterete ancora, siamo ovviamente interessati a partecipare, perché riteniamo che oggi il tema della riforma Fornero purtroppo non sia nell'agenda di nessuno. Purtroppo nemmeno nella manifestazione del 25 ottobre, per la quale siamo comunque, per quanto mi riguarda e molti altri compagni, fortemente impegnati alla sua buona riuscita. Grazie.